Sicuramente non è un errore, ma vediamo un altro sul triangolo, ne vedremo ancora altri sul triangolo. Non vi preoccupate, soddisferò tutte le richieste sull'integrale doppio, quindi troverete, faremo tantissimi esercizi. Calcolare il seguente integrale. Questo esercizio invece è tratto da un testo d'esame assegnato l'8 giugno del 2015, quindi quest'anno, alla Facoltà di Ingegneria Informatica all'Università di Roma, La Sapienza. Chi frequenta quella facoltà probabilmente riconoscerà questo testo, magari l'ha già fatto, per sua sfortuna non è riuscito a risolvere o comunque non è riuscito a passare l'esame o è riuscito a farlo, insomma, io auguro a chiunque di averlo passato. Integrale doppio esteso a D di aperta la tonda e alla x più xy, chiusa la tonda in dx dy, vedete che la funzione integranda è cambiata, un pochino è diversa da quella di prima. Dove D è ove, per la verità dice il testo, D è il triangolo di vertici 0,0 come prima, 1,1, 1-1, non viene data una lettera ai vertici ma sono differenti. Come al solito, come primo punto andiamo a disegnarci il dominio e rappresentiamolo nel piano cartesiano. Dunque, vabbè, eccolo qua, è l'origine, benissimo. 1,1 e sarà questo. È questo 1 meno 1, attenzione, quindi questa volta se 1 è qua, ecco qua il nostro triangolo, evidentemente unendo i puntini come avviene nella settimana enigmistica, avremo un triangolo, come potete vedere, di questo tipo. Questo è pertanto tutto, questo è il dominio di, l'ho segnato, vedete? Ed è effettivamente un dominio diverso rispetto a quello di prima. Molto semplice anche questo esercizio, eh? Non posso dire che sia difficile, però leggermente differente. Come al solito, dopo aver disegnato il dominio, stabiliamo se considerarlo normale rispetto ad x, che vuol dire semplice rispetto ad y, oppure normale rispetto ad y, che significa, nell'altro modo di dirlo, semplice rispetto ad x. Beh, in questo caso, vedete, vi faccio notare una cosa. Se in questo caso scegliere il dominio normale rispetto ad x o normale rispetto ad y non è la stessa cosa. Perché se lo scegliessimo normale rispetto ad y in questo caso, quindi vi faccio notare, voi magari che avete la possibilità col quaderno o col foglio, ruotatelo in verso antiorario, noterete che nel dominio, se consideriamo il dominio normale rispetto ad y, come potete vedere, la y, per esempio, che deve variare fra due funzioni nella variabile, la, chiedo scusa, la, nel dominio normale rispetto, avremo in sostanza una situazione di questo tipo. Ve lo faccio vedere, se voi ruotate il foglio in verso antiorario, in pratica avete una situazione così, no? Dove questa è l'asse x e questa sarebbe l'asse y. In pratica, se ruotate il foglio, la situazione è questa, e questo è il nostro, di tutti, dominio, no? Nel dominio normale rispetto ad, nel dominio normale rispetto ad y, la y varia fra due numeri. Allora, la y appartiene all'intervallo C e D. Beh, la y, vedete, varia da C a D. Vi ricordo che si va da destra a sinistra perché guardate il verso della freccia dell'asse delle y, eh? Evidentemente in questo caso parleremo di C e D, chi sono? Beh, sono i punti meno 1 e 1. Quindi diciamo che la y varierebbe fra meno 1 e 1, ma la x, che è questa asse qui, non varia fra due curve. Perché varia? Vedete, le curve che delimitano il dominio, che sono tutte rette, sono tre, e sono 1, la segno, 2 e 3. E quindi se facessimo il dominio normale, quindi questo dominio non può essere considerato normale rispetto ad y e va diviso in due domini. Poi vabbè, ci sarebbe la simmetria, ma comunque sia sarebbe un passaggio più lungo. Mentre invece considerarlo sin da subito il dominio normale rispetto ad x va benissimo, perché questo è un dominio normale rispetto ad x. Vediamo perché. Perché vedete che la x varia fra 0 e 1,
La Y, che è questa, ma è anche questa evidentemente, la parallela, varia da questa curva qua a questa curva qua, ovvero varia da questa retta qui a questa retta qui. Questo lo chiamiamo magari A, questo lo chiamiamo B. Visto che non ce l'ha chiamato il testo, lo chiamiamo noi A e B. Quello che dobbiamo fare solamente, a differenza del caso precedente, è trovarci l'equazione di questa retta e di questa retta. Non difficilissimo, eh. Vabbè, io direi che è facile trovare l'equazione di questa retta. Sì, perché questa qua è una retta passante per 0, 0, 1, 1. Quindi è la bisettrice primaria del primo e terzo quadrante, ovvero è proprio la y uguale x, no? Beh, allora è evidente che non è difficile trovare l'equazione di questa retta. In ogni caso, se uno ha dei dubbi, cosa fa? Cosa faccio? Se ho dei dubbi, vado a rappresentare, questa è l'origine. Quindi ho, questo è il punto A di coordinate appunto 1 e meno 1 e mi vado a scrivere l'equazione della retta passante per due punti, che ve lo ricordo è, per chi non si ricordasse la formula, è y meno y con 1 fratto y con 2 meno y con 1 uguale x meno x con 1 fratto x con 2 meno x con 1. Ce ne sono tanti di equazioni della retta, vi consiglio quella in forma di rapporti uguali perché è quella più semplice. Quindi in questo caso la mia retta passante per i punti O e A sarebbe E, se questo è x con 1, questo è y con 1, questo è x con 2 e questo è y con 2, per esempio, y meno 0, quindi y fratto y con 2 meno y con 1, quindi meno 1 meno 0, quindi meno 1, tutto questo è uguale a che cosa? X meno 0, quindi x fratto 1 meno 0, quindi 1. Facilissimo. Vedete che andando a operare un facile incrocio, ottengo che y per 1 fa y è uguale a meno x, ma si sapeva che quell'altra era evidentemente la bisettrice secondaria, y uguale meno x del secondo e quarto quadrante. Quindi se questa è y uguale x, questa è la y uguale meno x. Trovato questo, evidentemente meno x è minore di x, in questo caso, e quindi il dominio è sicuramente no, quindi lo cancello, ormai lo sappiamo chi sono, quindi in questo caso il dominio non è normale rispetto ad y, ma avremmo dovuto suddividerlo in due domini, mentre invece è sin da subito normale rispetto ad x. Faccio questo segno per dire che è normale appunto rispetto ad x. Quindi avremo che d è di questo tipo. Permettetemi di indicarlo che così x quindi è variante tra 0 e 1, vedete? Mentre la y tra chi varia? La y vale da meno x a x. Pertanto andiamo a scrivere che l'integrale doppio esteso a d alla x più xy in dx di y per la formula di riduzione, in questo caso per quanto riguarda un dominio normale rispetto ad x, sarà integrale tra A e B, ovvero fra 0 e 1 d dx, per l'integrale da alfa x a beta x, dove alfa x è meno x e beta x è x, della mia funzione, che è alla x più xy, attenzione, in dy. Come al solito, come abbiamo fatto prima, vi ricordo che prendiamo l'integrale, magari lo prendiamo indefinito, e risolviamo l'integrale di e alla x più xy in dy. Vi ricordo che se il dominio è normale rispetto ad x, l'ultimo integrale all'estrema destra lo risolveremo rispetto alla variabile y, l'ultimo integrale, che poi è l'ultimo proprio che risolveremo all'estrema sinistra, sarà da risolvere proprio in effetti rispetto alla variabile x. Questo è un integrale rispetto, ce lo dice dy alla variabile y, è un integrale immediato che si può dividere in due, ovvero l'integrale di e alla x in dy, che quindi e alla x è una costante in dy, quindi possiamo direttamente andare a portare fuori dal seno integrale questa costante che è alla x e scrivere l'integrale di dy più x è una costante, la portiamo fuori, integrale di y dy. L'integrale di dy è y, l'integrale di y in dy è y quadro mezzi, quindi questo ci verrà come risultato un e alla x per y più x che moltiplica y quadro mezzi, che andremo a comprendere tra meno x e x. Quindi questo diventerà
lo scrivo qua in alto, l'integrale tra 0 e 1, aperta quadra, perché il dx conviene metterlo a valle all'estrema destra, visto che sappiamo di risolvere un'integrale alla fine nella sola variabile x, di y per e alla x più x per y quadro mezzi, tutto che vada a comprendere fra meno x e x, appunto in dx. Applichiamo come al solito il teorema fondamentale del calcolo integrale, sostituendo la costante in alto, la x, al posto della y, meno, e sostituiamo la costante in basso, meno x al posto della y. Quindi avremo l'integrale tra 0 e 1 di, aperta quadra, cominciamo, x al posto della y, quindi viene un x che moltiplica un e alla x più x messo al posto di y quadro viene x quadro mezzi per x e un x cubo mezzi, ovvero ho fatto x per x quadro. Attenzione, meno della regola, teorema Torricelli di Barra, fondamentale calcolo integrale. Sostituiamo al posto della y meno y, abbiamo un meno. Attenzione. Meno x al posto della y o meno x? Per e alla x sarebbe un meno x alla x, col meno della regola è un più x e alla x. Ma meno x quadro è x quadro, quindi viene un meno x cubo mezzi. In dx, meno x cubo mezzi e più x cubo mezzi se ne possono evidentemente andare. X e alla x più x alla x è un 2x e alla x. Allora abbiamo un 2 che possiamo portare fuori costante dal seno integrale, integrale tra 0 e 1 di x per e alla x, che è un integrale, l'ultimo integrale da risolvere in x, come vedete che si può risolvere evidentemente applicando la formula di integrazione per parti, una volta sola, perché 1 è il grado del nostro monomio in x, quindi 2 conviene lasciarlo fuori aperta graffa. Abbiamo che la funzione, il fattore differenziale f' e alla x, g è il fattore finito, è x, l'integrale di alla x, ricorda alla x, quindi abbiamo f per g è sempre x per alla x, che andiamo a comprendere tra 0 e 1, meno l'integrale, anch'esso compreso tra 0 e 1, di e alla x per arrivare ad x, che è appunto 1, quindi di alla x dx, il cui integrale abbiamo già risolto prima, uguale 2, aperta la graffa, possiamo risolvere, qua abbiamo che 1 al posto di x per e alla 1 è e, meno 0 per e alla 0 è meno 0 per 1, quindi meno 0, quindi abbiamo un e qui, meno e alla x che andiamo a comprendere appunto fra 0 e 1. Chiusa la graffa, viene un e alla 1 meno e alla 0, quindi un e meno 1, quindi in pratica ci viene un 2, aperta quadra ma invece della graffa, e meno, aperta la tonda, abbiamo detto che viene un e meno 1. Attenzione che però questo meno fa cambiare di segno a questa parentesi tonda, quindi in pratica abbiamo che e meno e se ne vanno, meno meno 1 è 1, in pratica il risultato di questo facile integrale è 2. Questo era un esercizio d'esame, questa integrale quindi viene 2.